aiutami tu a districarmi in questo coacervo di posizioni. Da una parte Berlusconi che dice no a un altro governo, siamo pronti ad aiutare questo per il bene degli italiani, dall'altro no. Area di crisi, siamo davanti agli ultimi giorni di Pompei per quel che riguarda il Conte Bis. Un compito facile, perché le previsioni non sono mai semplici. Poi comunque in questo caso devo dire nessuno può dire come andrà a finire. Io l'unica cosa che ti posso dire è che per esperienza che abbiamo vissuto, le parole verifiche e impasto sono sempre delle parole molto delicate, sono dei giocattoli difficili, quindi basta un minimo sbaglio, basta un minimo scivolone, basta sbagliare una mossa per far crollare tutto. Allora io vedo che Renzi, che è il politico che ha dato maggioranza, che ha dato la possibilità a questa maggioranza di crescere, di nascere, e adesso sembra quello che più la critica, vedo che insiste, vedo che anche i suoi, Rosato, Bellanova, eccetera, continuano a dire che non si tratta di un bluff, ma si tratta di una cosa molto seria. Insomma, qui è in discussione un fatto fondamentale, che è il ruolo e i poteri del Presidente del Consiglio. Questo è quello di cui si sta discutendo. Poi si parli di servizi segreti, si parli di legge di bilancio, si parli di norme sul Covid. Questi alcuni alleati, oltre all'opposizione, ha detto anche in generale, chiedono a Conte di lasciare qualcuno dei suoi poteri. Bisogna vedere se Conte è disposto a farlo oppure no. Purtroppo è molto semplice questo. Quello che è difficile, allora, è che tra poco ne parliamo.